Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Funko Pop. Ecco qui, nuovo mese, nuovo pacco che arriva da Pop in a Box col mio abbonamento da 3 pop a sorpresa. Per chi se lo fosse perso, ragazzi, vi lascio qui in alto nelle schede il video di presentazione dell'abbonamento di Pop in a Box, dove vi spiego per filo e per segno come funziona l'abbonamento e cosa bisogna fare per ricevere i pop che più vi piacciono, per evitare, diciamo, brutte sorprese. E ragazzi, oggi ecco qui questo pacco che già si preannuncia molto molto ricco vista la dimensione, ma prima di cominciare voglio segnalarvi un giveaway. Ragazzi, Pop in a Box mi ha dato l'occasione di lanciare in questo momento un giveaway e mette in palio ben 2 buoni da 25 euro l'uno da poter spendere sul sito di Pop in a Box e ragazzi, 2 di voi li vinceranno. Quali sono le regole? Sono semplicissime. Ragazzi, prima cosa dovrete essere iscritti al mio canale, ma qui dovremmo essere tutti iscritti. Seconda cosa, bisogna seguire Pop in a Box Italia su Instagram e seguire anche me su Instagram e poi alla fine di questo video troverete il post sul mio account Instagram antonio.seria relativo al giveaway. Bene, dovrete commentare questo post taggando 3 amici e questi 3 amici, ragazzi, cosa fondamentale, non dovranno avere il profilo privato e non dovranno essere dei personaggi famosi, quindi 3 vostri amici reali. Una volta fatto questo, il giveaway ha inizio oggi 15 giugno, verrà chiuso il 5 luglio alle 23:59, quindi il 6 luglio io vi annuncerò nelle storie chi sono i 2 vincitori che si porteranno a casa 2 pop dal valore di 25 euro l'uno che poi sceglierete, ma di questo poi ce ne occuperemo in privato con i vincitori. Quindi ragazzi, intanto ringrazio tantissimo Pop in a Box sia per l'abbonamento che per il giveaway, per questa possibilità che vi dà e mi dà, e ragazzi adesso direi di dare un taglio alle ciance e di cominciare col nostro unboxing. Viste le dimensioni e i problemi avuti negli scorsi mesi, direi di metterlo direttamente qui accanto a me. Bisturi alla mano e siamo ufficialmente pronti all'apertura. 1, 2 e 3, ragazzi, 3. Speriamo di non aver danneggiato le scatole dei pop, perché potrei davvero dare di matto. Ok, sembra tutto a posto, abbiamo beccato il lato giusto, il lato con i salsicciotti che non fanno danneggiare le scatole. Questi lanciamoli via e cominciamo. Ragazzi, è andata benissimo anche questo mese. Vi mostro il primo pop, che è questo a tema Trono di Spade. Ragazzi, questo pop qui io l'ho messo nella mia lista per un motivo ben preciso. L'ho messo in lista perché, come saprete, io collezionavo i pop del Trono di Spade, poi ho smesso, ma questo qui mi è piaciuto subito quando l'ho visto, quando è stato annunciato, perché può essere molto utile, a mio parere, come segnalibri, cioè come fermalibri. Lo tiro fuori dalla scatola utilizzando la mia vecchia patente e così adesso vi vado un po' a spiegare perché ho avuto questo pensiero. Eccolo qui, lo tiriamo fuori, perfetto. Ragazzi, è pesantissimo, pesa davvero un botto, pesa davvero tanto e secondo me questo è ottimo come fermalibri proprio per i libri del Trono di Spade. Come saprete, io ho sia la versione in pelle di drago che la versione mosaico, quella che mi ha inviato gentilmente Oscar Volt, e trovate sempre i video di questi volumi recensiti sul canale. E ragazzi, secondo me questo qui, questo odor che sorregge i libri barra porta, è una gran figata. Voi immaginate, l'ho messo qui davanti a voi, fate finta che questa scatola siano i libri ed ecco il risultato finale. Odor che sorregge tutti i vostri libri. Secondo me è una figata pazzesca e naturalmente una volta messo in posizione ve lo mostrerò su Instagram. Come vi dicevo prima, mi trovate antonio.seria e probabilmente troverete già anche la foto del mio odor posizionato in libreria. Quindi sono davvero contentissimo di aver ricevuto questo pop e quindi questo mese è già andata di lusso. Ma
passiamo al secondo pop, che è un pop che io avevo aggiunto alla lista dei desideri. Si tratta di un Pop Town, anche questo qui, ragazzi, super contento di averlo ricevuto, un pop che avevo messo in lista in vista del prossimo Halloween. A me piace mettere per casa qualche decorazione a tema Halloween e cosa c'è di meglio che Jack Skellington e la sua casa come decorazione per Halloween? Ragazzi, devo dire che entra a stento dentro la confezione la casa. Ha davvero la punta del tetto lunghissima ed eccolo qui. Abbiamo lo sfondo con la luna e la collina che può essere rimosso dalla scatola e poi abbiamo invece qui il nostro Jack che è seduto su una pila di libri, quindi si può mettere seduto tranquillamente vicino a casa sua ed è molto molto bella e tiene anche in mano questo disegno di se stesso con le zucche che è davvero molto molto ben fatto. Adesso ve lo mostrerò con un close up. E poi ragazzi, cosa che mi ha proprio incantato è la sua casa. Guardate quanto è bella, è davvero bellissima, è fatta super super bene. Abbiamo anche una piccola zucca arancione, anzi due piccole zucche arancioni qui davanti alla porta di casa. Abbiamo il balcone, il suo tetto a punta, questa torretta qui laterale è davvero fatta molto molto bene. Ma ragazzi, adesso passiamo al terzo pezzo che mi ha davvero lasciato a bocca aperta quando ho aperto la scatola, ho cercato di mantenere un contegno perché è davvero gigante. Io l'ho messo per fare un regalo, quindi non l'ho messo proprio per me, ma perché volevo regalarlo nel caso mi arrivasse, mi fosse arrivato. Ragazzi, eccolo qui. Sono molto contento che me l'abbiano mandato. E si tratta della carrozza di Cenerentola. Guardate, ragazzi, quanto è grande questa scatola. È di una forma completamente strana. È una scatola molto diversa dalle solite. È un pop, chiamiamolo Ride. Ragazzi, ed è un pop relativo al 70° anniversario di Cenerentola. Io non credevo fosse così grande, quindi adesso sgomberiamo un po' la scrivania e diamogli il giusto spazio. Bene, eccoci qui, apriamo la nostra scatola e tiriamo fuori la carrozza, che credo abbia i due cavalli separati da dover attaccare successivamente. Quindi vediamo un po' come si infatti il cavallo è staccato ed è anche attaccato con una cordina di sicurezza. Quindi, ragazzi, adesso vado un po' a smontare il tutto e ve la faccio vedere già montata. Ed eccola qui, ragazzi, montata in tutto il suo splendore. È davvero molto molto bella, molto grande, molto più grande di quanto mi aspettassi. Le ruote addirittura qui sembrano cave, ma invece hanno all'interno della plastica trasparente, quindi sono molto resistenti, più di quello che possa sembrare in videocamera. E i cavalli, come vi dicevo, hanno delle fessure, delle tacche sui fianchi che vanno attaccati praticamente qui alla struttura della carrozza. Molto molto semplice, basta spingerli e vanno ad incastrarsi perfettamente. Ma la zucca è davvero qualcosa di enorme, molto molto grande, più grande del palmo della mia mano. E poi abbiamo la C di Cenerentola qui stampata sulla porta, tutti i dettagli di rilievo, le tendine, abbiamo anche questi riccioli che fungono da scalino per poter entrare nella zucca, abbiamo anche il seggiolino qui del conducente, del cocchiere. Ragazzi, davvero molto molto bella, non credevo, ma mi piace davvero moltissimo, dovrò separarmene, ma è davvero molto molto bella. Ragazzi, ovviamente, come avrete potuto vedere, ho trovato tre pop oversize. Visto che nella mia lista sono quasi tutti di questo tipo, ce ne sono davvero tre o quattro di quelli piccoli, ma che fin d'oggi non mi sono mai arrivati. Purtroppo perché alcuni comunque li voglio, come ad esempio uno di Umbrella Academy, ce n'è un altro di The Good Place. Ci sono pop regular che ho inserito, ma sono stato fortunato fino ad oggi e hanno sempre mandato quelli là più grandi. Ragazzi, detto questo, io vi ricordo adesso, una volta finito il video, di andarvi a collegare al mio Instagram, antonio.seria, seguire me e Pop in a Box Italia. Trovate tutti i link sotto in info box. Commentare la foto relativa al giveaway sul mio account, commentando con tre amici. Dovrete taggare tre amici che non abbiano profilo privato e che non siano personaggi famosi. E poi, ragazzi, il 5 luglio
alle 23:59 si chiuderà il giveaway e verranno estratti e comunicati nelle mie storie i due vincitori che si porteranno a casa due buoni dal valore di 25 euro da spendere su Pop in a Box. Ragazzi, detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità e mi raccomando, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao!